In questo momento tutto il mondo, ma ancora di più il mondo dell'energia, siamo di fronte a quella che è una sfida, la sfida di decarbonizzare il pianeta di fronte a quelle che sono le nostre emergenze climatiche, ma garantendo un corretto e pieno accesso al mondo dell'energia, al mondo dei consumi, a quelli che sono i consumatori e le imprese, perché dobbiamo consentire al mondo di operare, di produrre beni, di produrre ricchezza, progressivamente migliorando quello che è la nostra impronta energetica e l'impatto che abbiamo sul pianeta. Da questo punto di vista il GPL e il GNL, i gas liquefatti che la nostra associazione rappresenta, hanno una posizione fondamentale, perché sono i prodotti fossili più puliti a disposizione dell'utente e sono dei prodotti fossili dove gli investimenti ci consentono via via di andare a offrire un prodotto sempre più decarbonizzato al consumatore. Questo è un percorso che richiede del tempo, richiede degli investimenti, richiede anche un supporto normativo, richiede delle certezze a lungo termine per gli operatori, non si fa dall'oggi al domani, ma ci consente di andare a traguardare a medio termine un'offerta di un prodotto che va bene oggi e andrà meglio domani. Il nostro prodotto ha un ruolo fondamentale nella combustione, così come ha un ruolo fondamentale nella circolazione dei mezzi leggeri, dei mezzi pesanti e del traffico navale.